ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Lady Splurge. Siamo tornati nuovamente con la carriera con il Milan su FIFA 21. Allora, premessa leggerissima, breve, all'inizio video che vi devo dare delle spiegazioni. Volevo chiedervi innanzitutto scusa per l'attesa per questo episodio e per i prossimi. Anche perché ovviamente, come avete visto, c'è stato Natale, c'è stato Vigilia, Santo Stefano, Capodanno, Befana. C'è stato ovviamente tutte le festività, ovviamente con il lockdown giustamente sono stato a casa e l'ho passato con i miei genitori, quindi non ho avuto tantissimo tempo a dedicare al canale, quindi per questo io vi chiedo scusa. Però ragazzi, se vedo che comunque siamo alla 30ª giornata, il campionato sta per finire, siamo usciti purtroppo dalla Europa League per colpa di un Manchester United. Comunque vi lascio il link in descrizione per l'episodio precedente. Ora abbiamo la Fiorentina, ragazzi, abbiamo la Fiorentina, squadra molto molto tosta, con Cutrone davanti, come ci dimostra la formazione offerta dalla Fiorentina. Ragazzi, lo scorso episodio è tornato, come potete vedere, Tovan, solo che ha il cerottino e non vorrei essere un po' troppo prematuro nel metterlo in campo. Però io direi che magari mettiamo Brahim Diaz, oppure vediamo un po', sì, no, mettiamo Brahim Diaz e nel caso mettiamo a partita in corso Tovan, perché comunque al cerottino non voglio troppo sprecarlo. Poi ragazzi, abbiamo preso Martensson, il primo giocatore della primavera di questo Milan che arriva a essere in prima squadra. Non perdiamo altro tempo, Fiorentina-Milan, siamo allo Stadio Franchi, speriamo bene. Ed eccoci qui ragazzi allo Stadio Franchi, inquadrato penso proprio che sia Patrick Cutrone, l'ex di questa partita per Fiorentina-Milan. Il Milan nella realtà, ragazzi, sta andando molto bene, anzi esattamente ieri da quando sto registrando questo episodio purtroppo il Milan ha perso 3-1 contro la Juventus, quindi prima sconfitta stagionale. Ovviamente sta andando molto meglio che rispetto alla nostra carriera il Milan nella realtà, quindi sono più contento che mai. Però sta andando bene, nella realtà cerchiamo di arrivare in Champions League o comunque di rimanere in Europa, ragazzi, perché è un obiettivo primario. Usciti anche col Manchester United, ci rimane solo che il campionato, perché la Coppa Italia siamo usciti contro l'Inter. Quindi tutto pronto ragazzi, Fiorentina-Milan, e incomincia in questo momento il match. Buona partita a Tudus. Occhio a Patrick Cutrone, l'inserimento, Patrick, palo di Cutrone, attenzione l'inserimento di Patrick, via la palla, Çalhanoğlu, dai che si riparte, Çalhanoğlu vede Auge che ha il buono al campo, Auge, Petter, in mezzo per Zlatan Ibrahimovic, 1-0 Milan subito, palo di Cutrone, ribaltamento di fronte, 1-0 Milan, grande, Petter, Auge, che come sempre in velocità è veramente fortissimo sto giovane ragazzi, e con i vari aggiornamenti è anche cresciuto di potenziale e di overall, è veramente devastante sto giocatore. Palla in mezzo e Ibra non può sbagliarmi davanti alla porta con una roba del genere. E sono 13 gol in Serie A per l'ultima stagione di Zlatan Ibrahimovic, perché ricordiamo che è in scadenza e nel gioco non ha voluto rinnovare perché è troppo anziano eccetera, vuole ritirarsi. 1-0 Milan ragazzi, importantissimo il vantaggio, importantissimo l'avversario con cui siamo passati in vantaggio, perché la Fiorentina, speriamo di continuare così ragazzi, perché voglio almeno l'Europa League l'anno prossimo, ma proprio almeno. Attenzione, ancora la viola verso Riccardo Saponara, prova il destro, mamma mia, traversa di Saponara, ma ragazzi, ma gli ex sono indemoniati oggi, porca Eva. Saponara la traversa che trema ancora adesso. Bravo Romagnoli, via che si riparte. Tonali, Sandrino Tonali, lancio verso Zlatan Ibrahimovic. Ibra mette in mezzo per Sandrino Tonali, 2-0. La fotocopia del gol di prima ragazzi. Traversa, beccano un palo loro. Ripartenza, palla in mezzo, semplice, a tu per tu col portiere. Non sbaglia neanche Sandrino Tonali. Qua Dragowski, boh, così, preso male.
Ibra Pell mette in mezzo e Sandrino Tonali non può sbagliare a tu per tu. 2-0 Milan in due ripartenze, in due azioni fotocopia. Grandi ragazzi, grandissimi. Franco che sì, verso Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, Ibra. Ibra ancora Çalhanoğlu, vede lo scatto di Theo Hernandez, il trenino Theo è passato. Theo Hernandez, 3-0 Milan. In 30 minuti il Milan gliene fa 3, ragazzi, come iniziamo bene l'episodio, mamma mia. Anche il trenino Theo di velocità, di prepotenza, sì, destro, no, sinistro al volo, al volo. Gran sinistro di Theo Hernandez, 3-0 Milan, grande Milan, stiamo asfaltando malissimo, proprio malissimo la Fiorentina. E finisce così, ragazzi, il primo tempo, 3-0, è un capottone di questo Milan. Io direi che sul 3-0 prendo anche il rischio di andare al risultato direttamente. Ed è finita così, 3-0, Theo Hernandez, Tonali e Ibrahimovic decidono questo grande match in 45 minuti. Ottimo, ottimo, sono tre punti fondamentali contro una squadra molto molto forte e ci permette di rimanere saldamente, anzi saliamo anche al quinto posto e siamo a pari punti con la Roma, anche se abbiamo una partita in più, ragazzi. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al quarto posto, lo vogliamo, lo bramiamo. Allora, allenamenti, andiamo a simularli, che li abbiamo già fatti tutti in precedenza. Vediamo un po', ragazzi. Allora, siamo quinti, a pari punti con la Roma, ragazzi. Attenzione, a pari punti con la Roma. La Roma ha perso e siamo a pari punti. Sono contentissimo, ragazzi, contentissimo. Abbiamo la Sampdoria, che anche questa è una squadra non da sottovalutare, ragazzi, perché potrebbe farci veramente tanto male. Vedo che prima in classifica per il momento, alla 30ª giornata, troviamo la Juventus con 74 punti, dietro l'Inter con 68, Lazio 64 e poi Roma e Milan a 59, l'Atalanta insegue a 58. Quindi stiamo andando sempre in direzione d'arrivo. Allora, Suamaré vuole giocare, io direi che contro la Sampdoria potrei anche farlo giocare senza troppi problemi. Che è anche cresciuto, tra l'altro, vedo. Allora, facciamo la conferenza stampa. Mettiamo giù una squadra, non dico da turnover, ragazzi, però, ad esempio, Toven titolare, perché contro la Sampdoria voglio che ripigli il ritmo e la forza che ha questo giocatore, perché noi ricordiamo che ha fatto due partite, poi ce l'hanno ammazzato, tra l'altro l'Inter, gentilmente i nostri cugini, ce l'hanno ammazzato per 7 mesi ed è tornato lo scorso episodio. Allora, andiamo a vedere un attimino la nostra formazione. Abbiamo Toven, che purtroppo non ha molta lucidità perché è appena rientrato. Poi io direi di mettere Leao come titolare per il momento e vediamo un po'. Poi direi che di provare a mettere al posto di Çalhanoğlu Szoboszlai, al posto di Kessié Bennacer e Suomaré, e magari qua vediamo un po' in difesa, potrei mettere Skurs al posto di Kier, che mi sembra già molto molto buono. E direi anche a sto punto di Pirola portarmelo, perché è un giovane con cui io vorrei puntare. Togliamo anche Kessié e mettiamo Xavi Simons e portiamo anche Martinsson. Ragazzi, anzi, io vorrei una roba, ragazzi. Metterei Martinsson, so che è rischiosissimo, non ha saltato una partita, Donnarumma, però voglio dargli fiducia, voglio provarlo questo Martinsson, perché è giovane, arriva dalla primavera e potrebbe essere molto interessante. Quindi, formazione fatta, molto turnover perché comunque siamo contro la Sampdoria, eccetera. Siamo a San Siro. Sempre forza Milan nel cuore. Ed eccoci qui, ragazzi, il Milan che si scalda con gli striscioni dietro. Forza rossoneri, forza Milan. Sempre e comunque. Anche la Sampdoria che fa i palleggi. Tutto pronto qui a San Siro, perché, ragazzi, guardate qua,
with the many, sempre Milan, sempre forza Milan, ragazzi. Siamo ovviamente in casa nostra, nella nostra città, nel nostro stadio, e dobbiamo continuare. 3-0 netto contro la Fiorentina. Qua c'è un po' di turnover. Finalmente esordisce il nostro primo giocatore della primavera in porta, tra l'altro al posto di Donnarumma, quindi ha un compito veramente molto arduo. È un 62, si chiama Martensson, dovrebbe essere svedese se non mi ricordo male, e speriamo veramente che ci faccia delle soddisfazioni e delle grandi parate. Intanto la partita è iniziata, concentrazione a mille, ragazzi, vogliamo i tre punti per la Champions League. Rafael Leao lancia ancora per Toven. Toven che prova ad andare in velocità, ancora Toven. Toven, palla per Leao. Leao verso Auge. Auge in mezzo per Szoboszlai, che la stoppa. Toven! 1-0 Milan! Palo rete di Toven! Rientra dall'infortunio e segna subito! Grandissimo il nostro Florian! Il nostro Florian Toven! Grandissimo, 7 mesi di astinenza, e alla prima presenza trova un gran gol che si gira anche bene, ragazzi. Palo rete, precisione astronautica. Dentro c'è la Noglu per Szoboszlai, ragazzi, che non mi sta giocando bene, anche stanco, non so come mai. Florian Toven, 1-0 Milan. Dai, ragazzi, grande Toven, grandissimo Toven. Lancio lungo verso Auge, che la tocca appena appena. Ancora l'1-2 con Auge. Attenzione, Auge. Ancora l'inserimento con Leao. Attenzione, Rafael. Rafael la mette lì. Çalhanoğlu! Ed ecco anche il turco! 2-0 Milan! Çalhanoğlu! Non sbaglia il nostro numero 10 questa volta davanti alla porta. Palla, oserei dire, bellissima di Leao. Aspetta l'inserimento, tocchettino lezioso, e proprio gli spalanca a metà porta libera con quel passaggio. Grande Çalhanoğlu, 2-0 Milan, ragazzi. Io direi che a sto punto, sul 2-0 al 70esimo, facciamo respirare anche il nostro capitano Romagnoli e diamo spazio a Pirola. Togliamo Leao, mettiamo Edward, ragazzi. E finisce così, ragazzi, il Milan distrugge anche la Sampdoria per 2-0. E devo dire che il clean sheet è stato effettuato alla prima presenza del nostro portierone di primavera, che ha fatto anche già un miracolo nel primo tempo. Peccato che qua non lo fanno vedere. Hanno fatto un tiro la Sampdoria, ragazzi. Cioè, se pareggiavo, giuro, mi sarei incavolato tantissimo. Allora, l'Inter vince 2-3. Il Napoli, se non ho visto male, dovrebbe aver vinto. E siamo quarti, ragazzi. Siamo quarti. Roma e Napoli perdono. Cioè, Napoli no. Roma perde ancora una volta. E il Milan passa in vantaggio. Siamo al quarto posto, ragazzi. Dai, questo episodio sta andando veramente molto bene. E non vedo l'ora che continui così. Allora, resta con i piedi per terra. Suomare, che comunque ha giocato bene. Suomare, non posso dirgli nulla. Andiamo avanti sempre con i nostri allenamenti. Ormai siamo già, ragazzi, a fine stagione, perché siamo alla 31esima. Faremo anche contro il Bologna, sperando ovviamente sempre di portare risultati positivi, che però siano vittorie, ovviamente. Cioè, non voglio che siano pareggi, perché siamo tutti a una manciata di punti, ragazzi. Allora, la Roma ha giocato e ha avuto gli stessi punti nostri. Siamo scesi al quinto posto. Attenzione, perché qui in questo momento serve assolutamente almeno un pareggio contro il Bologna. Quindi, senza indugio, su Segugio andiamo. Toven titolare, giochiamo con i titolari, magari essendo che comunque è il Bologna, magari io direi che in difesa al posto di Romagnoli Kier posso mettere Skurs e Fofana, e al posto sicuramente di Kier metto il mio Pirola. Poi al posto di Teo io direi di mettere Kornienko. Qua mettiamo Calabria. A centrocampo mettiamo qua Xavi Simons, Toven, Çalhanoğlu, Auge e Zlatan Ibrahimovic. Ecco la formazione, è pronta, ragazzi. L'unica variante è la difesa, che è Fofana, Skurs e Xavi Simons a centrocampo. Il resto, tranne Kornienko, il resto è rimasto titolare. Andiamo a giocarci, ragazzi, siamo all'Union Park Stadium. Mi raccomando, Milan, bisogna fare punti. Ed eccoci qui, ragazzi, per Milan, anzi Bologna-Milan, tutto pronto, e inizia in questo momento Bologna-Milan.
Occhio, occhio, Svanberg, Svanberg, Xavi Simons prova ad andare, Tonali, attenzione, la palla rimane lì. 1-0 ragazzi, gol fuori Xavi Simons che è inguardabile. Dominguez, 1-0 Milan. No, scalzata, 1-0 Bologna ragazzi, 56esimo, Dominguez porta in vantaggio il Bologna e perderla ragazzi non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene. Almeno il pareggio, come ho detto prima della partita, almeno il pareggio. La Roma ha perso. Çalhanoğlu addirittura al lancio lungo verso Edward, ma cioè era un lancio così a caso. Bravo Edward che riconquista però la palla. Auge, il norvegese. Petter, Petter, scatta Petter. Petter, Petter ci ha provato addirittura a puntare l'1-2, cioè l'uno contro uno. Edwards, il lancio verso Auge. Auge, Auge mette in mezzo verso Edward. Subito, uno pari, uno pari. Grande Edward e grande Auge a mettere quel pallone lì. Ha fatto uno scambio dentro il Szoboszlai al posto di Çalhanoğlu. Dai ragazzi, abbiamo 8 minuti a disposizione per farne un altro. Dai ragazzi, offensivi, offensivi ragazzi, offensivi. Dai. Tonali prova al lancio verso Toven. Toven ha recuperato un ottimo pallone. Toven, mettila. No, 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 Toven. No, abbiamo bruciato il gol vittoria. Abbiamo bruciato il gol vittoria, Toven. Va bene ragazzi, va bene, 1-1 contro il Bologna, va bene, dovremmo essere ancora saldamente al quarto posto con un punto in più, perché la Roma era pari punti avendo già giocato, esattamente, no, cazzata, ci ha superato il Napoli a pari punti, porca Eva. Grave, questo è grave. Ragazzi, abbiamo la Lazio che è terza in classifica, tutti i titolari ci sono. Toven mi sembra un po' stanco, quindi magari oserei a toglierlo e mettere magari Szélemaker, ragazzi, che comunque ha fatto tutta la stagione da titolare. Çalhanoğlu, via, mettiamo Szoboszlai e andiamo a giocarci questa partita contro una Lazio che è terza, quindi Nainggolan sulla fascia non lo capisco bene, però attenzione. Ed eccoci qui ragazzi, lo scaldamento lo saltiamo, siamo a... non so se a San Siro o allo stadio olimpico, penso a San Siro, esatto. Tutto pronto, è iniziata Milan-Lazio ragazzi, una partita importantissima contro una diretta concorrente per la Champions League. Speriamo bene ragazzi, anche se il pareggio col Bologna mi mette un po' ansia, perché adesso abbiamo la Lazio e non abbiamo il Bologna. Bravo Dalot, bravissimo Dalot. Szélemakers verso Ibra, l'1-2 con Szélemaker, attenzione a Matip che lo insegue. Szélemaker in mezzo sul primo palo, 3-0 Milan. Szoboszlai si fa vedere anche di testa, perché lui la testa la mette sempre, la mette sempre. Ma che palla di Szélemakers ragazzi, cioè, è ritornato a fare assist a gogo ragazzi, mamma mia. Che bello, che bello, sono contentissimo. Grande Szélemakers, che palla in mezzo. E qua a anticipare due, non uno, ma due giocatori. Szoboszlai la mette dentro. 1-0 ragazzi, Dominic. 1-0 Milan, dai, non vantiamoci troppo. Dobbiamo mantenere assolutamente questo risultato. Asso absoluted. Il lancio verso Auge, attenzione a Ibra. Ibra, Szoboszlai a cercare Auge, ma che palla ha messo Szoboszlai e Auge la chiude, 2-0 Milan. Ma che palla ha messo Szoboszlai ragazzi, ma non so se l'avete vista, ma la Pirlo ha visto l'inserimento di Auge e l'ha messa lì, così, proprio con nonchalance, guarda qua. Bam, ma che palla gli ha messo Szoboszlai e Auge, di precisione non sbaglia, a tu per tu. Gins, Petter, Auge, 2-0 Milan. Siamo cattivi, siamo cattivi. Questo finale di stagione noi siamo cattivi. Ancora Jens Petter Auge, Ibra per Franco che si in mezzo di nuovo per Zlatan. Mamma mia, 3-0 Milan. Zlatan Ibrahimovic non sbaglia, l'1-2
al volo di Kessié e fa una semi rovesciata di cattiveria al nostro Zlatan. Guarda qua, Kessié, 1-2, palla in mezzo e grande, grandissimo gol. E ricordo che questo gol qui, una fotocopia, gliel'abbiamo fatta anche all'Inter, ragazzi, sempre asse Frank Kessié, Zlatan Ibrahimovic. Grande, vuol dire che è una cosa che funziona nel nostro schema, ce l'abbiamo. 14esimo gol per Ibra in campionato, 3-0 Milano al 41esimo. Spettacolo rossonero, spettacolo rossonero. Finisce così, ragazzi, il primo tempo sul 3-0 Milan. E io direi che a questo punto andiamo direttamente al risultato, ragazzi, perché comunque 3-0 primo tempo è quasi un capotto. Vai al risultato e 3-1 segna Muri qui al 51. Easy, molto molto easy. Il Napoli ha perso, ragazzi, 3-1 con l'Atalanta, importantissimo, quindi andiamo a più 3 sul Napoli. E siamo, ragazzi, al terzo posto, non al quarto, non al quinto, ma siamo al terzo posto dietro a Inter e Juve. Siamo lì in alto, ragazzi, nella top d'Italia, nella top 3 sul podio. Grandissimi, ragazzi, grandissimi. Qua intanto vedo Piasca 20 gol stagionali, no way, cioè da quando? Non si sa. Abbiamo l'Atalanta, ragazzi, il prossimo episodio, e penso che il prossimo episodio sarà proprio l'ultimo di questa stagione, quindi rimanete sintonizzati, ragazzi, che qua che ne esce incredibile. 75, non so come mai, peccato. Siamo comunque per il momento in Champions League. Ovviamente lotteremo fino alla fine per il posto alla Champions League, ma questo penso che era scontato più che dovuto. All'andata abbiamo fatto 2-2, l'ho letto adesso, speriamo invece che al ritorno di almeno mantenere il pareggio, almeno. Dunque, ragazzi, per questo video termina qui, siamo andati benissimo, questo Milan è andato a fuoco, 0 sconfitte in questo episodio, 3 vittorie e un pareggio, ragazzi, grandissimo. Ci vediamo al prossimo episodio, lasciate un like, un commento, iscrivetevi, sempre qui su Nitro Player, sempre Forza Milan, bella, ragazzi.